Pronti, partenza e via, direbbe Fabri Fibra. Ma dice, ha cambiato modo di entrare, di solito No, no, per carità, è sempre Spreaker, Spreaker con la K sul motore di ricerca. Viva la California! Perché viva la California? Perché la piattaforma è californiana, non è italiana, viene dalla California, pensa un po'. Mi hanno ma era cappuccino o era cappuccino corretto al whisky? Cos'era? Non si sa. Di sabato mattina, erano anni che non presentavo più di sabato mattina, avevo la bellezza di 24 anni, penso un po', oggi ce n'ho 24, è un giorno per cui mi viene il naso lungo come il Pinocchio di Carlo Collodi, lascia stare, dai. Allora, ritorniamo seri, siamo con Roma Extra Roma, naturalmente sui canali di Stapp Radio Stefano Tini, si torna al passato, si trasmette al presente, RDA Radio 1 Roberto De Angelis, circuito di tutti gli altri canali di Stapp Radio, RDA Radio e l'ultima nostra consorella Radio Bomber Friuli Venezia Giulia, ovvero sia di Udine, Gorizia e Trieste. Quindi siamo collegati poi al sud, Messina e Reggio Calabria, naturalmente con Niceto TV e con RDA Radio 7 Sud Regno dei Borboni, meglio di così, da nord a sud. Roma Extra Roma che ha l'onore di nuovo di presentare una grandissima amica, nonché magnifica e grande giornalista che ha dei commenti veramente taglienti. A me la gente che ha commenti taglienti, genuini, schietti e sinceri, piace naturalmente da morire. Diamo il buongiorno a Maria Pia Pace. Ciao Maria Pia. Ciao Roberto, buongiorno a tutti. Buongiorno, mi scuso per la voce un po' occupata, ma come puoi immaginare sono raffreddata e non credo di essere la sola in questo periodo dell'anno. Assolutamente no, anche perché un giorno fa caldo, l'altro fa freddo, poi torna il caldo umido africano, ti ci voglio io a non ammalarti, no Maria Pia? Esattamente, purtroppo ci adattiamo, sono le stagioni e ce li prendiamo, va bene così. Oh, allora Maria Pia, con te naturalmente oggi Roma Extra Roma, penso che la prima pagina la dedichiamo al sindaco Marino che si è dimesso, non ci credeva più nessuno in queste dimissioni e invece sono state, dimmi se sto sbagliando, non è offensivo il termine, quindi no, perché ho sempre la direttrice di redazione di testata che ha i capelli dritti senza farsi la permanente quando vede me, nel senso, secondo me è stato sono state dimissioni pilotate dal suo partito di appartenenza, non penso di dire un'eresia, no? Ma assolutamente no, è il mio parere anche Roberto, cioè siamo convinti tutti di questo, altrimenti non avrebbe detto il giorno prima, anzi il giorno stesso, la sera prima, quello che ha detto, ovvero che avrebbe regalato a Roma Capitale 20.000 euro e avrebbe continuato, questa era la sua intenzione, chiaro, non si sarebbe mai dimesso di sua spontanea volontà. Ma non avrebbe fatto miglior bella figura ad andarsene quando al ritorno dalla fase estiva, dalla lunga fase di vacanza, insomma, si vedeva che l'aria intorno era fritta? Ma l'aria era fritta, secondo me, da parecchio tempo. L'unica cosa che è quello che abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, nelle nostre chiacchierate precedenti, è che il Partito Democratico non si è assunto la responsabilità politica di mandare via questo sindaco. La cosa diversa in questa circostanza è stata proprio l'occasione, quindi il Partito Democratico ha colto la palla al balzo rispetto a quella che è stata l'azione da parte di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle imputata alla problematica degli scontrini eccetera eccetera per mandar via un Marino che il Partito Democratico l'avrebbe mandato via sicuramente molto prima, ma non ha avuto il coraggio di assumersi la responsabilità politica di farlo per i motivi che appunto avevamo già sviscerato in precedenza. Quindi per evitare che poi il governo centrale in qualche modo ne potesse pagare le conseguenze. Ora c'è stato il caso Sbelli e quindi hanno colto la palla al balzo per mandare via un personaggio che non è molto in linea con la politica di Renzi e comunque con la maggioranza del PD.
Oh, Maria Pia, ma un peso specifico secondo te ce l'ha avuto anche la Santa Sede, non soltanto nelle affermazioni di Sua Santità sì. quando ha detto sia chiaro non andate a dire in giro che l'ho invitato io perché io non l'ho invitato, ma probabilmente alla Santa Sede non andava probabilmente non andava bene che un sindaco della caratura di Marino governasse la città durante il Giubileo. Sì, Roberto, sono d'accordo anche su questo e anche questo punto l'avevamo già sviscerato e messo in luce la scorsa settimana. Io credo che la Santa Sede abbia avuto un ruolo non di secondo piano in questa decisione, ma non in riferimento al fatto che Papa Francesco abbia detto Marino deve andare via, eccetera, eccetera, assolutamente no. Però c'è stata sicuramente un'influenza del Vaticano in questa direzione, quello che abbiamo detto nella puntata proprio dello scorso venerdì, che questo sindaco, cioè che la città del Vaticano, il Vaticano, il Papa Francesco e lui non hanno trovato fino a Marino una giusta rispondenza rispetto all'evento del Giubileo, dell'anno santo. E non sarebbe potuto andare avanti, quindi la Santa Sede forse ha rappresentato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Certamente. Quindi c'è stato sicuramente un discorso di tipo politico, quindi inerente al Consiglio Comunale, quindi è una questione strettamente romana, e poi sicuramente anche a una questione di politica nazionale del Partito Democratico, non ultimo la posizione del Vaticano, quindi si sono venute a creare una serie di situazioni e si sono accavallate le circostanze, così è creato, ripeto, il casus belli che ha potuto portare finalmente a costringere, perché siamo tutti quanti certi e ben consapevoli di questo, Marino a prendere questa decisione. Perché si deve parlare di elezioni a maggio del 2016 e non fra 90 giorni, secondo te? O è la legge che ce lo impone? No, non è la legge che ce lo impone. Non è la legge che ce lo impone. Le elezioni a maggio, secondo me, sono una scelta un po' di comodo. Forse un po' per tutti, non soltanto per il Partito Democratico, perché con molta probabilità non è pronta neanche ancora l'opposizione per andare alle elezioni sin da adesso. Beh, c'è la scusa. C'è Salvini della Lega che già avrebbe la sua candidata ideale, che sarebbe Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. Sì, Salvini lo dice da tempo e ultimamente lo ha ribadito a chiare lettere che secondo lui la candidata ideale sarebbe Giorgia Meloni. Sicuramente Giorgia Meloni sarà una candidata, io non sono certa che il presidente di Fratelli d'Italia farà questa scelta. Bisognerà vedere poi come si comporteranno gli altri partiti. Sembra che Forza Italia voglia appoggiare un Alfio Mazzini che effettivamente in 3 anni di consigliatura sarà stato presente in Campidoglio 3 o 4 volte, quindi onestamente mi permetto di dire non so con quale faccia abbia il coraggio di presentarsi davanti ai romani per chiedere di essere eletto sindaco. A questo punto la lista Marchini, se avesse candidato direttamente Alessandro Onorato, che noi tutti abbiamo visto quello che ha fatto sia di positivo o eventualmente di non positivo, dipende da come la pensi, logico, però è sempre stato presente, addirittura ci ha rimesso anche un braccio e una mano una volta, no? Assolutamente, ma Roberto, abbiamo capito dallo stesso atteggiamento del sindaco Marino che la prima linea è difficile da voler essere ceduta, quindi il protagonismo interessa a tutti, per cui non credo che Alfio Martini cederà il passo a qualcun altro, credo che ci riproverà a maggior esatto, però nel momento in cui troverà il sostegno di un partito come quello di Forza Italia. Ritengo che se si candidasse Alessandro Onorato per quel tipo di movimento non sarebbe una bestemmia, però. No, assolutamente, condivido con te. Oh, e poi bisognerà vedere il Movimento 5 Stelle che cosa vorrà fare. Certo. Si parla di Alessandro Di Battista, lui ovviamente per il momento ha negato di voler candidarsi, ma insomma
è tutto da vedere, è possibilissimo che Di Battista deciderà di farlo, perché forse mi sembra il nome più autorevole o comunque più fattibile per Roma. Io sono un romano doc, è uno dei maggiori esponenti di questo movimento. Dovrà rinunciare alla poltrona della Camera, vedremo un attimo. Saremo a vedere che cosa accadrà, però il nostro orientamento ormai è più di una sensazione, che si andrà a votare proprio a maggio del 2016, così sì. Si permetterà a tutti di rimettere i cocci insieme, infatti poi dovremo vedere come si comporterà il Partito Democratico. Pensiero mio, ma non credo soltanto il mio, non ho l'assunzione di essere l'unica ad avere questo sospetto, è che Marino avrà il coraggio di ripresentarsi, e non dico con il Partito Democratico. Marino potrebbe avanzare qualche sorpresa e candidarsi anche con una lista civica. Lascerà il tempo che trova sicuramente, però potrebbe essere un ulteriore elemento distorsivo e di dispersione di voti in una situazione in un'elezione in cui raccogliere un maggior consenso possibile sarebbe la cosa migliore per chiunque dovesse raccogliere. Giustamente. Insomma. Maria Pia, durante la settimana tu sai che i messaggi nelle chat riservate della nostra radio arrivano in continuazione. C'è tale Marisa, che non so se ci segue da Roma o da un'altra città, che ci ha scritto: perché non commentate la fine di due ruderi, il Partito Democratico e Forza Italia? Sarebbe arrivato il momento di dare Roma verso nuove forze politiche, o di destra o di sinistra non è interessante, però girare e andare sul nuovo. Da una parte c'è il Movimento 5 Stelle, dall'altra c'è una Lega Rediviva che non so quanto e come possa essere sincera per la nostra città. Ricordo Bossi che faceva Roma ladrona, Salvini invece è stato il primo ad arrivare a Tor Sapienza quando c'è stato quel caos tra extracomunitari, tra infiltrati che si facevano passare per patriotti espulsi dalle loro nazioni, e gli abitanti di Tor Sapienza che non ce la facevano più perché la notte non c'era più sicurezza nelle strade. Che ne pensi? Io penso che Salvini, differentemente da Bossi e dagli altri leghisti, si renda perfettamente conto che continuare con lo spot di Roma ladrona sarebbe stato sicuramente un deterrente per loro, per cui è normale che la Lega, Salvini sembra chiaro, ambisca chiaramente a ricoprire un ruolo di primo piano nel sistema politico italiano, e se tu vuoi ricoprire un ruolo di primo piano non puoi di certo proseguire con lo spot di Roma ladrona, quindi devi per forza di cose ridimensionarti e andare a fare un discorso che sia onnicomprensivo, quindi che si espanda a tutta l'Italia. Certo è che dobbiamo prenderlo con le pinze, perché come dici tu la storia della Lega è tutt'altra, quindi dobbiamo anche pensare e renderci conto al fatto che possa essere un discorso politico del tutto strategico e coniato ad hoc per raccogliere consensi. Poi quanto realmente a Salvini possa interessare dell'Italia da Roma in giù, questo non lo sappiamo. Certo è che lui ha trovato sicuramente una chiave giusta per rivolgersi al popolo italiano, anche all'Italia del Sud, sta raccogliendo dei buoni consensi, semplicemente perché appunto porta avanti cerca di tutelare, almeno per il momento soltanto a parole, perché non avendo nessun tipo di ruolo e di potere in Italia, soltanto a parole, però cerca di tutelare quelli che sono i diritti degli italiani, quindi partendo dal Made in Italy e arrivando poi a quelle che possono essere le emergenze abitative, qualsiasi altro discorso che debba comunque tutelare prima di tutto il popolo italiano e poi gli altri. Però mi sembra che da questo punto di vista ritorniamo al discorso di partenza e quindi alla possibile candidatura di Giorgia Meloni. Mi sembra che anche Fratelli d'Italia
non differentemente, non di meno e forse non dopo Salvini, ma addirittura prima di Salvini, porti avanti la centralità, l'idea della centralità del popolo italiano e dei diritti degli italiani, ancora prima di Salvini. Quindi, insomma, bisogna andare con i piedi di piombo e Certo. fare delle giuste valutazioni. Oh, Rispetto a ma il quello che può fatto. essere stato il commento di Marisa, sono d'accordo. Io personalmente sono d'accordo. Diciamo che purtroppo questa democrazia cristiana in Italia non è mai tramontata. E un po' con Forza Italia, ora con il Partito Democratico, diciamo la verità. È una democrazia cristiana della Prima Repubblica che ha cambiato semplicemente veste, ma poi nella sostanza ci troviamo allo stesso punto. È una Sì, democrazia cristiana che consiglio. poi ha tecnicamente annullato il vecchio Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer, praticamente. Assolutamente, però sì, sono d'accordo su questo. Io però sono d'accordo con la signora Marisa riferimento al fatto che probabilmente dovremmo dare una spiazzata, che possa essere a destra o a sinistra, questo lo decideranno gli italiani. Però probabilmente ci vuole un'idea un po' più convinta, dobbiamo essere forse meno morbidi e più decisi nell'intraprendere un percorso. Dovremmo vedere gli ulteriori sviluppi di questa situazione che controlleremo sempre e verificheremo sempre. Oggi no, è il momento degli intrecciamenti linguistici perché fuori piove e quindi grazie al maltempo di fine settimana ogni tanto anche lo speaker ormai di 400 secoli avanti Cristo ne risente normalmente. Tu pensa che quando io ho esordito c'era Radio Colosseo, dice ma i dischi come giravano sui piatti? Beh, c'erano gli schiavi che facevano girare i dischi di pietra. Puoi chiamare te il manicomio criminale o lo chiamo direttamente io? Che dici? No, puoi chiamarlo anche tu, Cioè, vabbè. Vabbè, era diciamo una tramvata tanto per diminuire la tensione e l'atmosfera intorno al Comune di Roma, perché noi interpretiamo diplomaticamente tutta questa situazione di dissenso che spesso e volentieri poi sfocia verso le offese personali contro il sindaco, contro la giunta. Noi invece vogliamo sempre esaminare tecnicamente le situazioni e proprio da un punto di vista tecnico. Che queste giunte che si sono succedute una dietro l'altra, questi rimpasti, 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 non servivano assolutamente a nulla. È un'amara conclusione, ma è la verità, però. All'atto pratico è così, non sono serviti a nulla. Sono serviti solo a far perdere tempo. Assolutamente. Magari a quei pochi operatori e operatrici di buona volontà che vorrebbero risollevare le sorti della capitale d'Italia, del capoluogo di Regione Lazio, no? Certo. Oh, veniamo un Anche attimo. se Marino si è spacciato per una di queste persone, fondamentalmente, lo ha fatto fino all'ultimo momento, quindi. Oh, a me piaceva tanto giovedì pomeriggio una persona, una signora che leggeva un cartellone: Marino resisti a oltranza, Marino resisti, rimani con noi. Ah, nemmeno fosse nostro Signore Gesù Cristo sceso sulla terra, insomma. Con tutto il Sì, rispetto. giovedì pomeriggio in Campidoglio io ho seguito in diretta il sit-in di tutte le persone che hanno partecipato, che erano lì in attesa di sapere se si sarebbe dimesso, se si fosse dimesso o meno. E ho visto, devo dire, un po' stupita la presenza di queste persone che sostengono il sindaco Marino, devo dire la verità. Mi sono anche domandata su quale pianeta queste persone vivessero, ora non voglio aprire nessuna polemica con questo. Però abbiamo potuto toccare con mano che anche Marino ha avuto il suo seguito, probabilmente di persone che hanno visto in lui una sorta di correttezza o comunque di mancanza di collusione, non so, hanno visto in lui una persona onesta e io su questo non mi permetto No, assolutamente di assolutamente, giudicare, anche anche se perché poi il discorso degli scontrini
Vabbè, quella è la classica buccia di banana messa lì di proposito per farlo scivolare, perché come disse... Sì, la bustina di cocaina, come ha detto lui, messa nella tasca bucata. Sì, come disse qualcuno al di sopra di noi, scagli la prima pietra chi è senza peccato, certo. Praticamente. Quello è il senso del certo. discorso. Oh, prima qui mi hanno fatto notare, io non ho offeso né il sindaco Marino né tantomeno nostro Signore Gesù Cristo, ho solo fatto un termine di paragone molto acceso, per perché noi cronisti notiamo le situazioni, le annotiamo e le raccontiamo attraverso i microfoni accesi di qualsiasi emittente. Quindi se c'era un gruppo che diceva Marino resisti forever, noi lo dobbiamo notare e ci sembrava assurdo e anacronistico. Questo è il nostro commento. Possiamo essere certo. Fonte di verità e possiamo aver detto una... Con il dovuto rispetto nei confronti del pensiero di tutti certo. quanti. Ci che poi altro. Quelle magari saranno alcune persone della lista civica che ricandideranno Marino sindaco di Roma alle prossime elezioni, sicura. Parliamoci chiaro, potrebbe dubbio. Essere anche quello. Io sono sicura che Marino sono sicura di questo. Esatto, gli ultimi due minuti li dedichiamo invece ad Azerbaigian Italia, oggi alle 18, se la nostra nazionale vincesse in quel luogo, ma che sperduto, in quella bella metropoli dell'Azerbaigian che è diventata tanto moderna rispetto a un tempo, avrebbe la qualificazione in tasca. Ti innamora, ti fa innamorare la nostra nazionale oppure la segui a pie pari? Vediamo un po' com'è finita, se è passata bene, se non è passata dovrà martedì con la Norvegia vincere a tutto spiano. Stai toccando un tasto dolente con me, Roberto, rispetto alla nazionale. Io mi sono disamorata moltissimo e mi piace di dirlo perché poi sono nazionalista di idee e quindi a maggior ragione credo fermamente nella nazionale italiana, mi schifo nei confronti della nazionale, secondo me deve esistere ancora prima del tifo per la squadra di club. Però paradossalmente mi sono molto disamorata negli ultimi anni nei confronti della nazionale. Questo cioè, non quindi so dire, avresti, avresti una leggera contentezza? L'Italia, esatto. E spero che l'Italia ovviamente si qualifichi. E faccia giochi bene e vada avanti. Cioè avresti una leggera contentezza se l'Italia conquistasse la matematica qualificazione, però più di tanto non ti scalfisce perché tu sei praticamente la quarta opinionista che racconta questo, cioè nessuno che mi ha detto sì sono innamoratissimo o innamoratissima della nazionale. Tutti la trattiamo in secondario ordine, prima viene la squadra di club, per chi viene la Roma, chi ama la Lazio, la Juventus, il Milan, l'Inter, eccetera, eccetera. Però la nazionale è sempre all'ultimo posto delle nostre considerazioni, è uscito fuori questo, quindi anche tu ti allinei con questo giudizio. E lo possiamo vedere anche dalla partecipazione dei tifosi allo stadio, sono davvero pochi quelli che vanno a vedere la nazionale ed è brutto, non è una bella cosa questa che viene a guardare gli azzurri, sinceramente da cosa dipenda? Io credo che dipenda dal fatto che in Italia giochino troppi stranieri e che i giocatori forse alla frattata dirò sempre le stesse cose che dicono tutti gli altri, però è un pensiero onesto e sincero da parte mia. Credo che questo cavalcare l'esterofilia e quindi un calcio concentrato sul business, eccetera, ha portato conseguenza del settore nazionale, perché i giocatori italiani sono in seconda linea, favorendo i giocatori stranieri e in fondo spesso ci troviamo a vedere una nazionale e non conosciamo nemmeno tutti i giocatori, quindi... Oppure vediamo infatti, stranieri naturalizzati italiani con esatto. molte procedure intrecciate, articolate, si vanno a cercare trisavole, quadrisavole, bisnonne, trisnonne, prozii, eccetera, 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 no? Certo. È vero. E poi se proprio dovessi esprimere, se tu poi mi vai a far chiedere proprio un parere personale, allora io ti direi che ho un problema nei confronti di Conte, che ha accentuato questo mio disamore nei confronti della nazionale, se lo devo dire. E vabbè, questa è la ciliegina
che si piazza sulla torta. Maria Pia, grazie del tuo intervento di sabato mattina, so che hai 10.000 situazioni da dover svolgere, io ti ringrazio della tua cortesia e disponibilità, ti auguro buon fine settimana e noi ci risentiamo venerdì prossimo sempre con Roma Extra Roma. Grazie ancora, un abbraccio e un saluto alla tua famiglia. Grazie mille, una buona giornata e un buon fine settimana a tutti, grazie. Grazie Maria Pia, Pace, ciao, grazie a te, ciao ciao. Ciao. Ringraziamento allora a Maria Pia Pace, simpaticissima e poi non ha mezze misure e ripeto, a me personalmente piacciono le persone che in consenso o in dissenso dalle mie idee, dalle mie opinioni, dalle opinioni magari di una parte del nostro pubblico, afferma con tranquillità e chiarezza le proprie idee, le proprie opinioni. E come noi diciamo, noi vogliamo essere fonti di fonti e scintille di ragionamenti, di deduzioni e controdeduzioni. Kant, questo ricordo il testo filosofico delle scuole superiori, diceva tesi, antitesi e sintesi, quindi noi partiamo da una tesi, si può avere l'antitesi che è il contrario della tesi, ma poi bisognerà arrivare a una sintesi, a una soluzione, cerchiamo questa soluzione, cerchiamo questa sintesi, cerchiamo questo modo di ragionare in maniera tale che ci sia sempre il contraddittorio e la democrazia della parola tra attraverso il microfono acceso sia sempre garantita e sacrosanta. Un saluto a tutti quanti voi, giunge da Roberto De Angelis, al prossimo appuntamento di Roma Extra Roma e come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Buon fine settimana a tutti e grazie della pazienza per i vostri ascolti e grazie ancora a voi, meraviglioso pubblico, per i positivi riscontri che ci date e ci fornite di settimana in settimana.